Se oggi il mondo è diventato più bello, lo dobbiamo anche al genio di Frank Gehry, uno dei più grandi architetti viventi. L'uomo che ha progettato il Museo Guggenheim di Bilbao e molti edifici straordinari in tutto il mondo. Lo vedi come si allarga e ti accoglie? E quella curvatura ti invita ad entrare. Mi fai fare l'inquadratura adesso. Per raccontare l'uomo che si nasconde dietro all'architetto più rivoluzionario dei nostri giorni, il regista premio Oscar Sidney Pollack gli ha dedicato un film imperdibile per chi ama la fantasia, l'arte e la vita. Mi hanno chiesto di fare un documentario su di lui. Non solo non sapevo nulla di documentari, ma non avevo idea di cosa fosse l'architettura. Certi miei colleghi hanno una concezione ermetica dell'architettura. Se ti azzardi a fare così, per loro non è più architettura. Il fatto è che Frank vive ogni istante in maniera creativa. Ha buttato giù due schizzi e il progetto era già tutto lì. Frank crede alla casualità, che a volte però la porta all'errore. Io al Guggenheim mi sento a mio agio, e se il museo compete con le opere d'arte esposte è un problema degli artisti. È un flusso continuo fra modelli e disegni, avanti e indietro. Se non funziona uno, non funzionerà neanche l'altro. Si è sempre titubanti prima di spiccare il volo, ma quando lo hai provato una volta, non ti fermi più. Frank Gehry, creatore di sogni. Un film di Sidney Pollack, dal 30 marzo al cinema.